Ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Teletutto. Lo avete sentito anche dai nostri titoli. In primo piano una tragedia familiare avvenuta ad Ome. Un uomo ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita. Dare l'allarme è stato il figlio. Forse la depressione potrebbe essere il movente. E non stava mica bene, avevo avuto un esaurimento, però tutte cose private di famiglia, sai. Ma dopo tutto il resto li vedevo tranquilli perché li ho incontrati l'ultima, non so, anche 15 giorni fa, tranquilli loro due insieme. Una tragedia, la depressione, una situazione che in un attimo esplosa fino a raggiungere il punto di non ritorno. Nella notte fra sabato e domenica, nella porzione di Cascina in cui vivevano proprio dietro la piazza di Ome, Florin Elmonea, rumeno di 55 anni, ha colpito la moglie, Sorina, di 50 anni, con almeno 5 coltellate e poi l'ha uccisa con una bottigliata alla testa. Dopo ha rivolto l'arma contro se stesso, deciso ad uccidersi, ma le ferite non sono state abbastanza profonde, allora ha ingoiato intere confezioni di psicofarmaci. Gli stessi che prendeva come terapia per la depressione. È stato il figlio che a 30 anni abita in un altro paese della Franciacorta ad allertare i carabinieri non avendo notizie dei genitori da oltre 24 ore. La scena che si è trovato davanti quando è entrato in casa non ha lasciato spazio a dubbi. I corpi erano riversi a terra nel salotto della piccola abitazione. Il medico legale ha stabilito l'ora esatta del decesso e ha capito quali ferite siano state mortali. Per gli altri accertamenti coordinati dai carabinieri a Don Valtrompia ci sarà tempo. Resta il ricordo di una coppia di gran lavoratori, lei badante con diversi anziani del paese. Lui operaio in alcune fabbriche della zona, una coppia distrutta da un male oscuro. Sono andato a prenderla, io l'ho portata qui da mio padre, una lavoratrice, veramente. Dopo ho portato qui suo marito dopo tanti anni che era qui da me. Lui lavorava, è venuto qui dopo, avevo trovato lavoro lì da Scotti a Monticelli Brusati.